polemica era scoppiata alla fine dell'estate 2012. I ristoratori locali lamentavano una concorrenza sleale da parte delle feste paesane, circa 300 quelle attive nella provincia accusate di non adempiere agli stessi obblighi imposti agli esercenti e di sottrarre clientela alle attività del territorio. Oggi pomeriggio nella sede di Unione Commercianti i rappresentanti dell'associazione di categoria hanno incontrato i sindaci piacentini per sensibilizzarli sulla tematica e sottoporgli i punti che saranno elencati e in seguito sottoscritti nel protocollo di regolamentazione delle sagre. I punti sono il pagamento della tassa dell'immondizia, il pagamento del plateatico ove si facciano delle manifestazioni sul suolo pubblico e soprattutto regolamentare il massimo di giorni, farli arrivare come era nelle vecchie sagre, i classici 3 giorni, venerdì, sabato e domenica. Ma queste regole come sono state viste finora dai sindaci? Ma i sindaci le hanno recepiti molto bene e tanti, oltretutto, qualcuno di queste regole le avevano già nei loro protocolli, nei loro regolamenti. Sicuramente gli ostacoli saranno quando poi ci sarà da farli recepire al territorio queste regole, ma ostacoli oggi non ne abbiamo.